Proviamoci di nuovo, famo a capisse. Dunque, non metto la mascherina all'aperto come atto politico per rivendicare i miei diritti costituzionali. Lo faccio come discendente di deportato sepolto in fossa comune, che con la propria morte, insieme a quella di altri 600.000 internati militari italiani, ha permesso che potesse essere spazzata via la Repubblica Sociale di Salò e fosse fondato questo Stato, fondata questa Repubblica, redatta questa Costituzione. Non è il tutore dell'ordine costituito che mi preoccupa. No, io sono sempre molto, molto tranquilla e serena quando ho a che fare con queste persone, che sono innanzitutto persone dentro una divisa, ma dentro la divisa c'è una persona. Io sono sempre molto serena perché nella mia mente io so che quell'essere umano rappresenta, ha giurato, lo Stato Repubblica Italiana nato sulla fossa comune dov'è sepolto zio. Quindi non ho paura assolutamente della sanzione, in qualunque caso. Anche mi fosse fatta d'ufficio, a distanza, in seguito a delazione. No, perché procederò a fare ricorso e davanti al giudice motiverò il mio comportamento politico. Non faccio cose che vadano contro il mio buon senso, che vadano contro la mia natura umana e men che meno contro il dolore di una famiglia durato oltre 66 anni che non è finito con la guerra, perché quando sei parente di disperso deportato finisci di soffrire soltanto se sai che fine ha fatto. Quindi non indossare la mascherina all'aperto, affrontare tutti i rischi conseguenti, è un atto di responsabilità. Quindi, serena, non è questo che mi dà nausea. Quello che trovo nauseante sono queste specie di, non, cioè, se li chiamo bestie, penso di offendere gli animali che sono di gran lunga più sensibili e intelligenti. Vi racconto un episodio. Quest'estate una mia vicina di casa si è messa a urlare, urlare per le scale: mettetevi tutti la mascherina perché se no ci impestiamo. Lei si stava riferendo a me. Ma questa signora non me lo dice mai, 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 mai mi affronta a quattro occhi di persona quando mi incrocia per le scale, per strada. Non osa mai venire a dirmi questa cosa guardandomi negli occhi, perché la mia risposta è: ti denuncio i carabinieri, ti faccio finire in galera, rispetta la Costituzione, rispettami. Ed è una delle tante situazioni in cui mi sono trovata. Se indosso la mascherina all'interno di luoghi chiusi come supermercati o mezzi pubblici, lo faccio per educazione civica, per mia spontanea volontà, non perché ho paura del DPCM, non perché tu non mi dai da mangiare e né tantomeno perché mi fai scendere dal mezzo pubblico, come mi è successo, eh? Sono stata rimbottata da un autista perché
che mi ha detto: signora, non ha la mascherina, scenda, che adesso fermo il mezzo. Io ho risposto: guardi, non voglio danneggiare nessuno fermando un mezzo pubblico, mi faccia scendere, grazie, grazie, non ho altro da aggiungerle, ecco, perché no, no. Ora io ho capito una cosa, dopo tutti questi mesi in cui ho cercato di interagire con gli altri per farli ragionare, che no. Questo popolo italiano aveva già dei disturbi psichici precedentemente a questo Covid. Con questa dittatura sanitaria, con questi criminali ignoranti, saccenti e tracotanti al potere, i disturbi comportamentali, la disfunzionalità dei miei concittadini, connazionali, si manifesta in tutta la sua gravità. È paradossale. Indossano quella maschera e allo stesso e io li smaschero. Ognuno di noi sul palcoscenico della vita recita il proprio personaggio. In realtà tutti portiamo una maschera. La maschera del personaggio in cui ti identifichi. Anche io ho una maschera. Io mi identifico nell'essere una nipote di sepolto in fossa comune deportato. La differenza è che io lo faccio coscientemente, sapendo che è così e scegliendo liberamente quando e come e perché identificarmi in questo personaggio oppure no. Grazie a tutti dell'ascolto. Buona giornata.